Ciao a tutti e bentornati sul canale per proseguire la nostra avventura con Claudio Marchisio alla guida dell'Italia. Prima di iniziare il video ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, condividere e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale sia riguardo Football Manager che non riguardo Football Manager. In questo caso però riguarda il nostro amatissimo gioco. E diciamo in questo episodio vedremo comunque le ultime due partite molto importanti per il gruppo 1 di Nations League, quelle contro la Bosnia e l'Olanda, partite di ritorno dopo che, guardate, il nostro percorso è stato pressoché schifoso. 3 sconfitte in 4 partite con l'unica vittoria di misura contro la Polonia. Crisi in attacco, assolutamente crisi in attacco, e io ho già portato avanti, diciamo, le convocazioni. Siamo appunto alla vigilia della prima partita contro la Bosnia, la prima partita di questo episodio. C'è qualche novità, ad esempio non c'è più Emerson Palmieri, che non sta giocando con il Chelsea, quindi ho convocato Biraghi, anzi ho richiamato Spinazzola e ho confermato Biraghi. A centrocampo fuori Tonali, dentro Castrovilli, poi per il resto tutto uguale. Sì, vabbè, Locatelli è soltanto squalificato per la prima partita, e Berardi è fuori, quindi per 5 mesi, quindi ho deciso di convocare Orsolini, quindi, che va a rimpolpare la batteria degli esterni, mantenendo come punte centrali Belotti e Immobile. Ora quindi andiamo avanti, andiamo a vedere un attimino. Vabbè, Di Lorenzo vuole certezze, vabbè, rifiuta, caro Di Lorenzo. Sì, è vero, perché poi ho convocato come terzino destro Calabria al posto di Lorenzo, perché Calabria comunque è un po' più adatto a fare il terzino, con quello che con le caratteristiche che voglio io. Infatti c'è un po' più di velocità, un po' di accelerazione, insomma ho preferito il milanista al giocatore del Napoli. Ora quindi intanto vado avanti, vi porto in off screen questi giorni che non penso riservino particolari sorprese, e ci vediamo direttamente per vedere la formazione scendere in campo contro la Bosnia. Ed ecco a voi l'11 in campo, pronto appunto a dare battaglia. Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Verratti, Pellegrini, Chiesa, Immobile, Insigne. Voglio confermare il modulo. Probabilmente ha avuto anche ragione mio amico Daniele in un commento sotto l'ultimo video, anzi no, scusate, in privato, che mi ha scritto: probabilmente avresti dovuto, diciamo, utilizzare un po' il modulo, non dico un modulo base, però senza fronzoli, senza che richiedesse particolari movimenti in campo. Però dopo tutto ho voluto dare questa impronta appunto alla carriera, vediamo appunto dove ci porterà. E dopo 4 partite, anche se andate male con questo modulo, mi sembrerebbe veramente un po', non dico stupido, però inutile, diciamo, cambiarlo. Voglio andare avanti così, voglio improntare la carriera su questo, diciamo, in questo modo, che possa andare bene e che possa andare male. Sicuramente poi magari ci potrebbero essere anche dei cambiamenti in futuro se dovessimo andare in qualche club, però comunque ad ora preferisco andare avanti così. Quindi Daniele, ho apprezzato tantissimo il tuo messaggio, per ora ripeto andiamo un po' avanti così, vediamo intanto come risponderanno i ragazzi sul campo, perché veramente queste partite sono importantissime, perché vi ricordo che siamo ultimi nel girone e rischiamo anche la retrocessione, diciamo nella fascia inferiore, rischiamo anche il Ventura Bis, quindi cerchiamo appunto di non fare tale figura. Comunque gli uomini di Petev saranno Begovic, Todorov, Vranjes, Ahmedozic, Kolasinac, Pjanic, Gojak, Visca, Kodro, Stevanovic e Edin Dzeko. Andiamo in primis a, se assolutamente, andiamo un attimo a incitare i ragazzi e vediamo un pochino come butteranno insomma la partita. Intanto vediamo che già noi siamo in possesso palla, vediamo se sarà uno scherzo di FM proprio all'inizio partita, però bel lancio di Pellegrini, Immobile prende il pallone, Insigne per Pellegrini, scambia con Insigne allarga per Spinazzola in mezzo, Kolasinac respinge, palla Stevanovic, ovviamente Spinazzola è corso indietro ma è andato, non è andato sul pallone, Stevanovic intanto, bravo Pellegrini che però perde palla clamorosamente, mamma mia, Stevanovic, bravo Spinazzola, ma niente, chi era quello? Penso Immobile, boh, non lo so, è andato un po' troppo morbido, no, forse era Insigne. Comunque ancora Kolasinac, dai ragazzi, su, non diamo il peggio di noi. Stevanovic intanto, palla fuori neanche di
di tanto, e siamo solo al primo minuto, eh. Calcio d'angolo battuto da Pjanic, indietro per Visca. Intanto la Polonia vince contro l'Olanda. Mamma mia, gol annullato per fuorigioco. Ci è andata bene, ha pareggiato subito l'Olanda con Van de Beek. Intanto noi, vai, andiamo avanti con il fuorigioco. Sì, beh, che poi non, no, perché secondo, non era in posizione attiva. Vabbè, comunque, grazie Football Manager. Florenzi per Barella, rimessa laterale, ora Verratti, Verratti in mezzo, un tiro cross sulla traversa, Insigne la porta fuori, non si sa per quale recondito motivo. Immobile riceve da Chiellini, palla Dzeko, ora Visca. Visca scatta, si allarga sulla sinistra, prova il tiro, bruttissimo di esterno destro. Però qui, raga, dobbiamo assolutamente giocare meglio. Non possiamo. Io al limite dopo posso cambiare modulo, posso passare al 4-2-3-1 per dare una mano, ma... Cioè, XG 0-34. 0-34 di XG. Cioè, questo qui tira... Vabbè che comunque ho visto che a parte alcuni, le pagelle di quest'anno per i giocatori sono veramente infime comunque anche in campionato, eh. Non mi ha affatto piaciuta. Vediamo un attimino a tattiche. E vediamo se magari allargandoci così togliamo un Verratti che non sta giocando affatto bene, mettiamo il nostro amico Castrovilli appena convocato, mettiamo Pellegrini regista arretrato che mi va a supporto e lasciamo Barella come CCQ. Anche se Barella come CCQ, raga, io metto Jorginho perché ho veramente paura che un'altra bella munizione per Barella, ci tocca anche giocare in 10. Comunque, andiamo così, fate le sostituzioni, vediamo un po' come reagisce la squadra in campo. Intanto punizione per noi, Insigne, fuori gioco dovrebbe essere scampato. Non male, raga, qualcuno corra! Vabbè, hanno lasciato la palla a Gojak, così, giusto per... E ora abbiamo 5 amebe che corrono dietro al portatore di palla. Va bene, bravo Jorginho. Ma perché aveva la palla così lunga, avevi il compagno lì, ma... Oh ragazzi, ma veramente una massa di celebrati, di scappati di casa. Cioè io capisco, vabbè, ok, il modulo, così, cos'ha, Chiellini che mi rinvia sforbiciata. Intanto Immobile, una mozzarellina nelle mani di Begovic. Ma non sta andando assolutamente bene, domanda di più, intanto punizione di Insigne in mezzo. Almeno ci arriviamo noi. Sulla seconda palla, bravo. Pellegrini. Lorenzo Pellegrini. Che farà Pellegrini? Si farà infine un da Dzeko? Chiellini. Chiellini per Castrovilli. Castrovilli per Chiesa. Chiesa. Sì! Sì! Federico Chiesa. E la mette dentro con un bolide. Di sinistro. Apre danze. Apre danze le marcature. Federico Chiesa. Intanto... assist di Castrovilli, che gioco intelligente per Chiesa, che si va ad accentare, boom, di sinistro col piede debole, la mette alle spalle di Begovic, bene, assolutamente così. E ora però, dopo che abbiamo preso punti sull'XG, dobbiamo andare avanti. Florenzi sbaglia rimessa laterale, Gojak che spingerà, dopo Pellegrini ricevuto da Bonucci, Florenzi per Jorginho, Jorginho per Pellegrini, per Castrovilinho. Castrovilinho, una cavolata, Insigne, la mette dentro Insigne, ancora nell'azione, Castrovilli, e... mi sta piacendo molto Castrovilli in quella posizione, sebbene anche in realtà non sia un trequartista, bensì una mezzala, e poi Castrovilinho neanche ha fatto niente, cioè nel senso è stato Ahmedzic che ha sbagliato il rinvio, e ha dato... Allora, diciamo la palla a noi, intanto Loda, lodiamo un pochino, Begovic intanto rinvia lungo per Chiellino, Spinazzola per Chiello, Chiello palla lunga per Immobile, ma Pjanic destra su Immobile, vabbè, non sta l'incione in terra, Gojak per Kodro l'ex Copenaghen per Dulivic, palla lunga, ma Donnarumma, vabbè, Donnarumma, i fotografi, beh, in epoca Covid forse ce ne sono anche pochi.
Florenzi, bella palla per Immobile, Immobile, Immobile davanti a Begovic e si mangia il 3-0. Vediamo intanto che Pellegrini ci sta lasciando. Ancora qualche minuto, poi lo andiamo a sostituire con... Però non abbiamo neanche più centrocampisti. Vabbè, comunque Insigne. In mezzo Todorovic. Ancora Insigne, però nulla di fatto. Allora, io però andrei a sostituire Pellegrino. Allora, io vado ad abbassare Castrovilli, perché non abbiamo più centrocampisti centrali. E al posto di Immobile, di Pellegrini, scusate, vado a mettere Orsoligno, Orsoligno che va a destra. Sì, va bene come ala. Chiesa come trequartista. Lasciamo così, però anche Spinazzola. Vabbè, mettiamo Biraghi. E lasciamoci soltanto una sostituzione per fine partita. Andiamo avanti così per un po'. Donnarumma. Siamo a 73esimo per Bonucci. Bonni. Bonni palla, cambio campo per Insigne. Insigne per Immobile. Immobile che sfrutta lo spazio, ma ancora palla in mano a Begovic. Intanto vado a sostituire Chiesa. Chiesa controllando chi mi è più Chiesa o più Immobile. Anzi, ho Insigne, scusate. No, vado a sostituire Chiesa e metto Moise Kean, andiamo così un pochino, ultima istituzione, andiamo quindi avanti fino a fine partita. Intanto vediamo che succede qui. Biraghi, Castrovilli, vediamo come si sviluppa l'azione. Per Immobile, ma Civic, Civic anche come la Honda, il nostro uomo Honda Civic la butta fuori. Diciamo abbiamo il doppio di XG, quindi per ora vittoria pienamente meritata anche a livello di occasioni. Comunque Biraghi per Rossolini. E bagna anche lui con un gol. Il suo esordio in nazionale, suppongo, ma quantomeno con Marchisio è all'esordio. Ottima vittoria contro la Bosnia. E dobbiamo poi dare continuità contro l'Olanda. Però vediamo, appunto, Ken, così Biraghi, Orsolini. Questo taglio al centro degli esterni, perché guarda caso hanno segnato Orsolini e Chiesa che agivano come esterno destro. Partito ovviamente abbondantemente in naftalina. Lodiamo. Vittoria giga meritata. Abbiamo sì più del doppio di XG come valore. E quindi che dire. Questa volta abbiamo fatto veramente bene. E dobbiamo, adesso vediamo anche la classifica. Siamo secondi perché guardate qui che l'Olanda è scappata proprio. Ma quanto è chiuso soprattutto per il secondo posto. Io non so per il discorso poi degli eventuali spareggi, ma ecco, è migliore seconda. Secondo me non ci stiamo. Stiamo troppo indietro per un'eventuale migliore seconda. Ma ripeto, non mi ricordo bene come funge per quanto riguarda gli spareggi. Vabbè, qui mandiamo un attimo il vice, che ora ci dobbiamo concentrare assolutamente sul campo. E tra 2 giorni abbiamo l'Olanda. Quindi vediamo intanto in direttissima. Tanto ci metto veramente 2 secondi con questo bellissimo computer con processore Ryzen 7 2700X. Io quanto sto sognando il Ryzen 9 3800. Però va bene così. Intanto, sì, oltre che processore vorrei cambiare anche la scheda grafica, ma siamo in shortage, quindi anche la più schifosa mi viene a costare 800 euro. E no, non fa per me questa spesa ora come ora. Bene, mandiamo sempre il vice, ragazzi. Mi dispiace, non voglio andare in conferenza, voglio renderla molto scorrevole. L'ultima partita che giochiamo in casa, dobbiamo vincere contro l'Olanda. Allora, Barellino, Barellino, squalificatigno, Maremmigno. Allora, al posto suo, raga, io come CCQ metto Castro. No, ragazzi, facciamo così. Io voglio ripetere un attimino questo modulo. Così, aiuto. Mi prenderà altro quartista? Sì. Prenderà anche qui lo spostamento di Verratti? Sì! Allora vado a mettere magari un CCQ Pellegrini e al posto di Barellino vado a mettere Castrovilli, perché mi ha convinto molto l'ultima partita. Sì, io manterrò la formazione così come va e così com'è e andrei a vedere la formazione dell'Olanda. Vediamo un pochino come si vanno a schierare. Ed è questa qui la formazione di De Boer.
Siles and the Vrij de Ligt, Ake, Atebor, Blind, De Jong, Wijnaldum, Van de Beek, Malen e Depay. Confermato il T5-2. Noi cerchiamo di sorprendere con questo modulo. E ora vediamo come si sviluppa anche codesta partita. Perché è sempre da vincere, ragazzi. Perché non possiamo correre con la Bosnia dietro. Intanto Verratti per Florenzi, Chiesa. Chiesa tiene palla, scambio ottimo con Florenzi. Florenzi larga per Insigne. Insigne per Immobile. Immobile tende un tiro a giro di interno sinistro, ma palla a destra di Silesen. Blinda rimessa laterale per Depay. Depay incontra da Bonucci, che però rinvia la Carlona. De Jong. De Jong può smistare il gioco, lo fa benissimo verso Atebor. Atebor in mezzo, Van de Beek. Fulmina Donnarumma. Bonucci ritarda, non va a chiudere. E Van de Beek ci purga. Van de Beek ci purga. No, raga. No. Absolutely non va bene. Oddio mio, ragazzi, qui io vado in positiva perché dobbiamo... Cioè, è impossibile che siamo così pippe in confronto all'Olanda. Domanda di più. Un XG025. Uno schifo. 4 tiri e un in porta. Possibile che non riusciamo a fare meglio così contro l'Olanda? 18 punti, questi qui hanno vinte tutte. Penso, più o meno. È una cosa incredibile. Io veramente ora stringi i pugni. No, mani sui fianchi, avanti ragazzi, un po' di grinta. Perché no? No, non va bene. Siamo tutti a 6. Secondi, terzi e quarti siamo a 6, noi non ci salva differenza reti. Florenzi, intanto la Polonia, e vai, la Polonia vince, quindi sorpassa. Florenzi, Polonia 3-0 con gol di Kadzior. Madonna, Verratti che mi combini. Bravo Donnarumma. Mamma mia, che pena, chi è che sta a fa schifo? Castrovilli. Andiamo bene. Tanto Depay in mezzo, De Bonucci stacca. Dai Immobile, fa partire un contropiede, te prego. Dai Immobile, vai Immobile, scatti Immobile, non ti fa raggiungere Immobile. Sì, Immobile, non Immobile. In mezzo per Pellegrini, Luca, Lorenzo. Ma palla ribattuta dalla difesa, Spinazzola. Niente, io qui vado a cambiare. Vado a mettere Chiesa in mezzo. A destra metto Orsolini. E al posto di Insigne vado a mettere Ken. E vediamo un attimo sulle tattiche. Ken assolutamente lo metto come attaccante esterno che mi va a attaccare. Per forza così, ragazzi. Diverso non possiamo fare. Possiamo al massimo mettere Giorgini al posto di Verratti, che sta facendo schifio. Abbiamo uno Spinazzola così, però teniamoci qualche cambio per dopo. Speriamo di invertire la rotta, va? Florenzi, rimessa laterale per Chiesa. Chiesa si accentra, palla lunga, ma bruttissimo. Cambio gioco sbagliatissimo. Silesen raggiunge il pallone. Silesen che farà? Sul lungo o sul corto? Muoviti Silesen, grazie. Weghorst, Madonna, Bonucci, bravo Chiellini. Almeno non ha fatto neanche fallo, anche perché era munito. Pellegrini Lorenzo per Moise Kean. Moise Kean scatta per Immobile. Immobile scambia ancora con Pellegrini Lorenzo. Bel passaggio, dai, vai, perché no! Che si è mangiato Moise Kean. Pellegrini in mezzo, respinge Weghorst. Bonucci! Oddio, che si è mangiato Bonucci pure lui. Ragazzi, io rivado un attimo qui. Spostiamo qui e mettiamo, ragazzi, vediamo che... mettiamo Belotti, andiamo come fulcro del gioco a supporto, stiamo già in offensiva e andiamo così fino a fine partita. Almeno il pareggio. Spinazzola per Immobile, siamo al 90esimo. Immobile per Pellegrini Lorenzo. Spinazzola cambia lato per Orsolini. Orsolini per Jorginho. Jorginho palunga per Belotti. Belotti la butta fuori. Quanto ci stiamo mangiando.
XG1 57, il 33% in più dell'Olanda, ma la perdiamo, ma in tasca, anzi sui fianchi, non è stato abbastanza assolutamente. E ci siamo salvati per il rotto della cuffia soltanto perché abbiamo preso meno gol della Bosnia. Uno schifo totale. Che buon umore, ma Italia, ma che buon umore. Calendario qui non ci dice niente cosa abbiamo dopo. No, anche perché si parlerà tutto nel 2021. Quindi allora, vedremo intanto come se ci confermeranno per Euro 2020. Vediamo un pochino come butterà nei prossimi mesi. Intanto per questo episodio finisce qui. Mi raccomando, vi invito ancora a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace, attivare la campanellina per seguire tutti i miei video sia su Football Manager che riguardo il calcio reale. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ah, una cosa, qui sotto e nelle schede trovate tutti i link dei video precedenti. Vi mando un abbraccio e ripeto, ci vediamo al prossimo video.